città metropolitana è una speranza, anzi speriamo che sia una speranza. Trasporti, ambiente, economia, politica del territorio, le acque, e queste sono materie che dovrebbero essere affidate al governo metropolitano. Una opportunità di rileggere identitariamente la storia della città e la storia di questa grande provincia che è stata importante ma che è cambiata. Penso che Milano lo sia sempre stata, una città molto aperta e connessa con il fuori. Ritengo che ci siano dei temi come l'ambiente, l'agricoltura, la viabilità, i trasporti, il governo del territorio che debbano avere un governo di area vasta. Confini che si estendono ben oltre quelli burocratici. Spero che la città metropolitana non sia una moda. Credo che questa è un'occasione per Milano. È un grande mistero che scopriremo solo vivendo. Secondo me in giro non lo si vede tanto. La città metropolitana per ora è una sconosciuta. È una promessa del legislatore. Con l'augurio che finalmente si faccia sul serio. Bere o affogare, nel senso che o si fa questa città metropolitana, ma in senso vero, allora in questo caso diventerà il territorio trainante per tutto il paese. Un'occasione per fare uno statuto in cui ci siano tutti i principi anche innovativi che guardino al futuro della nostra metropoli milanese. Lavorando tutti assieme su una divisione seria di poteri e di competenze si può migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione. Per coordinare le politiche territoriali, le politiche del trasporto pubblico e delle infrastrutture. Per me città metropolitana è una grossa occasione di sviluppo del nostro territorio. Una sfida che però deve essere, come dire, compartecipata da tutti i cittadini. È un modo di gestire il territorio e le persone che vivono sul territorio. Unificare gli scopi e i servizi. Una burocrazia efficiente. Sarebbe interessante capire cosa si intende con il raggruppamento di diverse periferie all'interno di una città metropolitana. È un modo per ridare centralità a un sistema territoriale ormai totalmente sconnesso. La città metropolitana può avere uno sviluppo molto positivo per la sanità. Quello che mi auspico è una migliore riorganizzazione di quello che è la sanità oggi sul territorio. Un arcipelago di isole identitarie e territoriali unite da grandi reti di mobilità moderne. Connessioni del verde, connessioni delle reti ferroviarie, connessioni dei trasporti pubblici, connessioni tra le persone. Sarebbe bellissimo avere una città metropolitana immersa nel verde. Una grande cintura che si possa per esempio attraversare in bicicletta. Stando tutti assieme in un luogo riusciamo a essere veramente comunità. Un ritorno a un villaggio dove i rapporti, le distanze e le relazioni sono molto più vicine. È un luogo che sa creare, produrre novità e anche energie. Connessione culturale con il mondo. Una grandissima opportunità per tutti i ragazzi che vogliono fare della città un nuovo punto di partenza. Una serie di eventi sul territorio che si possono definire metropolitani. Consente a Milano di valorizzare la sua forza, che è quella di unirsi al territorio circostante. Dovrebbe essere qualcosa di aperto. Dovrà essere trasformarsi in una smart city. È qualcosa che cresce, ma che crescendo deve riuscire a restare unita. Trasporti non solo in termini di persone, ma soprattutto di merci per un'economia nuova. Una città snella, veloce, con rapide decisioni che può aiutare molto le imprese. Il sogno che ho di una città metropolitana è che si migliori veramente la mobilità attraverso i trasporti pubblici. E mi piace pensare che scendo da dove abito io posso andare dove voglio, mi sposto dove voglio, la macchina è là. Io ho tre figli, tutti e tre all'estero, quindi vorrei che la Milano diventasse una città che me li richiama indietro. Città metropolitana è la porta di Milano sulla realtà globale di domani. La città metropolitana milanese è una porzione di territorio italiano che guarda al mondo.